ragazzi e bentornati nel nostro video, oppure benvenuti se siete incappati per la prima volta nel mio canale. Mi raccomando, quindi iscrivetevi e attivate la campanella per le notifiche, così non perdete nessun altro video. Basta cliccare sul pulsante rosso qui sotto, poi sulla campanellina e poi sotto. Oggi nuova puntata del canale dell'Alberto. Mi raccomando, se avete qualcosa, vi lascio qui la playlist su tutti i calendari dell'avvento che ho spacchettato quest'anno. Come ben sapete, chi mi conosce, mi segue, lo sa, quest'anno mi sono data alla pazza gioia. Ne ho comprati veramente tanti, tra dolci e beauty. Questa volta tocca nuovamente a un calendario beauty, come potete vedere dal titolo, e si tratta del calendario di Zalando Beauty. Il prezzo è di circa 80 euro, ma io l'ho pagato meno perché avevo varie scontistiche. È arrivato in una scatola enorme che praticamente ho già messo via, e all'interno, oltre all'imballaggio, c'era questa scatola qui, vedete? E poi il calendario si presenta così, praticamente, con questi cassettini, quindi sono molto comodi, sicuramente sfrutterò nuovamente il back esterno perché comunque è rigido. E questo è il logo del calendario, e poi all'interno chiaramente c'era anche questo foglio che contiene lo spoiler, ma chiaramente io non l'ho letto neanche sul sito, come anche se c'era, perché comunque a me non piace guardare prima lo spoiler e poi spacchettare un nuovo calendario. A me piace l'effetto sorpresa insieme a voi. Io non ho idea di come si strutturi questo calendario, credo che siano numerate, e infatti sono numerate così dall'interno. Comincio a prendere il primo cassetto, vediamo se c'è il numero. Oppla! No, il numero 1 non è qui, quindi prendo il secondo. Iniziamo comunque a spacchettare tutte le caselline. Allora, il numero 1, che è questo, si presenta in queste scatoline. E cosa ci troviamo? Ah, poi sono imballati a loro volta. Sì, mi ricorda molto il calendario di Sephora di quest'anno, che purtroppo non sono riuscita a prendere. Oh, perfetto, gel fissante per sopracciglia di NYX, quindi deve essere un gel trasparente. Io al momento, come ben sapete, sto usando questo qui di Jackie Brow che ho preso su Amazon, e il prossimo sarà questo qua di NYX. Mi fa molto piacere. Ottimo. Ed è la casellina numero 1. Il 2 è, come avete già visto, il cassettino al piano superiore. Se abbasso un pochino la camera, ecco, forse lo riuscite proprio a vedere bene. Allora, è qui il numero 2. Un pochettino abbastanza grande. Allora, questa cosa c'è dentro? Vediamo subito. Vi metterò i prezzi dei prodotti in sovraimpressione, come sempre. Allora, della Dr. Botanical è un olio hemp oil. Mette gocce sulla pelle pulita. Ah, ok, è un olio idratante comunque. Quindi è beauty e skin care, quindi ci piace. Numero 3 è al piano di sotto. Andiamo subito. Questo fatto che ogni pacchettino ha il suo contenuto ben imballato mi piace da impazzire. La trovo molto professionale. Ah, allora è
l'ombretto in crema numero 306 del marchio Mina o Maina, non ricordo come si pronunci, ed è nel pottino. Lo apriamo subito. È da 3 ml, è sigillato, non lo vorrei aprire, ma sembra argentato, non so, non si vede bene questo. Nella sua scatolina, ah che carina, nella scatolina c'è scritto Love at First Sight. Però mi piace. Poi magari farò qualche trucco durante un vlog con questo prodotto, magari. Ok, il 4 è sempre qui dentro. Aspettiamo. Il 4 è un pochino più grande, ma sembra mezza vuota. Deve essere o una matita, un eyeliner, chi lo sa. E infatti è un eyeliner del marchio E, Liquid Eyeliner and White Lash, ed è waterproof, ho visto. Ecco qua. Ok, perfetto, quello si impenna, non lo voglio aprire sempre per evitare che si secchi, devo ancora finire due eyeliner, uno quello che sto continuando ad usare ed un altro che ho comprato in negozio, così, quindi non li vado a finire, però poi sapere con il tempo, tranquilli. Numero 5, il 5 sta qui nel primo cassetto. Qualche prodotto beauty, qualche prodotto skin care. Il dentifricio della Mavis, non si può vedere. Ma un dentifricio da borsetta, è vero che io li uso, ma non lo posso guardare. Oh. Ma che caspita di regalino è per un calendario dell'avvento? Pietà, mi auguro che tu sia l'unica cosa che fa pietà qui dentro, eh. Ecco, spero. Ragazzi, non ho parole, mi è capitato di tutto, ma questo mancava, non l'avrei neanche immaginato. Il 6 sta sempre in questo cassettino qua ed è bello grande. Alcol sto coso, che cavolo è? Eppure non è stato manomesso, è tutto graffiato. È uno shampoo del marchio Aveda, idratazione leggera. Boh, si spiega. Farò sapere più in là come, so che avete un marchio che costicchia, non mi voglio sbagliare, poi farò sapere meglio. Pure ho tanti prodotti da finire, quindi lo proverò più in là per non aprire troppe cose, però secondo me non deve essere male qualitativamente, non lo so perché, cioè perché poi se veramente costa un botto voglio pure vedere tutti i soldi spesi, ecco. Numero 7 sta nel cassetto del piano inferiore, eccolo qua, un pacchettino grande, voglio cercare di toglierlo. L'ho afferrato. Cavolo,
caspita. Sono contenta, sì. Questo è il sieroviso della marca Idun o Aidun. Ed è veramente un abbastanza luxury. Però secondo me deve far parte di un kit, perché vedo questo numero 2. Può essere pure che mi sto sbagliando, poi andrò a verificare. Però so che costa una cifra questo qui, quindi ottimo, ottimo, ottimo. La scatola questa qui mi ricorda molto il talco del Fareway di Avon. Mi piace perché comunque magari lo tengo qua dentro, così non si rompe, anche se comunque è plastica dura, non è vetro fortunatamente, quindi diciamo anche per una pasticciona come me va bene, diciamo non c'è pericolo che si possa rompere. 8, 8 che si possa rompere. 8, 8 dicembre, eccolo qui. Non lo vedevo. Dà l'impressione, beh, cicciotto com'è. E infatti è un mascara che poi volevo pure acquistare, quindi mi fa molto piacere averlo trovato qui, il Colossal di Maybelline New York nero. Non è la versione vuota, ma non fa niente. Questo qui è volumizzante. Ci piace. Numero 9 sta qua. Ci piace. Numero 9 sta qua. Sanno di alcol sti pacchettini. Allora, acqua autoabbronzante Seftan. Allora, Saint-Tropez Seftan Putti Natural Glow Skin Bronzing Water. Acqua abbronzante, non autoabbronzante, perché comunque è trasparente sta cosa. Anche se comunque proprio una mini size, è quasi un sample. Vi faccio sapere, io non ho mai visto un prodotto del genere. Cioè mi sembra una volta tipo Collistar ha fatto un prodotto simile, l'acqua abbronzante, boh. Però Saint-Tropez non l'ho mai sentito nominare. Saint-Tropez Tamil è in realtà il brand. Numero 10, sto sempre nel cassetto al piano inferiore. Hey Organic Body Lotion Cactus con olio organico. Ah, ok, quindi già che è sempre vegan. È un olio corpo, quindi magari lo applicherò di più in estate, perché io in estate preferisco più l'olio da passare sulla pelle umida appena finita la doccia. Diciamo d'inverno non preferisco le formulazioni a base di olio. Però secondo me non deve essere male per niente. Numero 15, eccolo qua, l'avevo visto prima. Una maschera a viso. No. Non è in tessuto. Così. Sembra di sì.
però non lo dice. Ah sì, ma maschera in tessuto, perfetto, illuminante a base di, vabbè, per pelli da normali e secche, a base di tè verde, Botanical Root Complex, devo vedere cos'è, vabbè, però base di tè. Io ho la zona T sempre oleosa, però comunque la parte delle guance è più secca, quindi non è che mi fa male. Sono contenta, comunque a me piace provare maschere nuove. 16, scusatemi. Gli Invisible Bubble. Oddio. Non è che io impazzisca l'idea di trovarli nel calendario dell'avvento, però io li uso tanto, veramente sono di ottima qualità, perché veramente non si smagliano, non spezzano i capelli, veramente valgono. Io ho provato anche dei dupe, ma no, ho preferito comprare per, veramente per pochissima differenza, sempre gli originali, e servono sempre comunque, almeno a me. Numero 17. Eccolo qui. Cos'è, una matita, un qualcosa? Una pinzetta per le sopracciglia della marca Tweezerman. Magari una marca professionale, non lo so, non è che mi faccia impazzire la cosa, anche se devo dire la verità, io ero in procinto di comprare una nuova pinzetta perché la mia non tira quasi più, quindi eppure da viaggio è piccolina, ripeto. Oh, non preferisco trovarla nel calendario dell'avvento, però in questo momento mi serviva, quindi non saprei se valutarla una cosa positiva o no. Numero 18. Deve essere al piano di sotto, infatti. Pesa questa casellina qua. Rossetto Estée Lauder. Vi faccio vedere il pack esterno, dai. Vabbè. Qua andiamo veramente bene. Bravo calendario dell'avvento. Bravo, bravo, perché un rossetto di Estée Lauder, sappiamo quanto costa. È in full size, perché si vede che è in full size. A me è uscito il numero 322 Burn It. Il colore quindi deve essere questo. Ripeto, per ora non lo apro, però il pack esterno vi faccio vedere. Oh, vabbè, bellissimo. Cioè, ti hai guadagnato non 100 milioni di punti con questo rossetto. L'ho aperto così. Bellissimo questo colore, cioè, mi piace tantissimo. No, vabbè, cioè, per me vale questo calendario. Ah, bello, la chiusura è calamitata. Cioè, per me solo per il rossetto questo calendario è promosso. Fantastico, fantastico proprio, cioè. Perché è promosso, promosso, promosso. 19. Sempre piano inferiore. Infatti mi sono accidenti quella scatolina, eh. 19.
Veleda SOS Spot Treatment. Allora, è tedesco. Vi faccio sapere. Allora, mi sembra di aver provato una crema Veleda qualche volta e di essermi trovata bene. Ora però vi devo far sapere questa crema se è viso, se è corpo, perché è scritta in tedesco e non mi ricordo niente. Scade a settembre 2021, vabbè, voglio rifinirla. Vi devo far sapere solo. Però aspettate, forse sul bugiardino c'è la traduzione. No, non si capisce. Vi faccio sapere, ragazzi, perché non ne ho proprio la più pallida idea. È bio. Ricordavo che era un brand bio. Non ho proprio idea di. Però comunque credo un semplice antirughe viso. Penso. Sì, mi ricordo. Già, l'odore si sente già, mi pare sì. Sia proprio quella che ho provato io. Se non mi sbaglio, quella che ho provato era corpo. È molto buona. È qui sopra, cioè piano di sotto è la casella piano superiore. Ah, è un conditioner pre-shampoo, praticamente un impacco pre-shampoo. Il marchio è Y, non so come si pronunci, perché. Si va a vaporizzare leggermente prima dello shampoo. No, dopo lo shampoo, scusate, senza risciacquo. Dopo lo, scusa, perché ho detto impacco per shampoo? Dopo lo shampoo, senza risciacquare. Ah, ottimo, quando sono questi balsami senza risciacquo non mi dispiace proprio, perché tante volte quando poi il clima è molto umido oppure c'è freddo non amo aspettare troppo che il balsamo agisca per ammorbidire i capelli. Quindi mi piace. Numero 21. Deve stare qui, infatti. Qualche siero, qualcosa. Ah, sempre del marchio Aveda, è uno shampoo cherry, quindi ciliegia e mandorla, ammorbidente, quindi sì, soft, rendere la chioma più morbida e setosa. L'odore della mandorla è quello che prevale, mi piace. Io adoro l'odore della mandorla. Andate a vedere qui il video. In Sicilia dovete sapere che ci sono alcune fabbrichette che creano delle linee cosmetiche alla mandorla, ragazzi, sono fantastiche. E se andate a vedere questo video haul capirete. 22. Qui. Una cremina. Sky and Sand. Ah, maschera detossificante, mi pare si dica così, e illuminante. Australian Pink Clay. Quindi per me va benissimo perché libera i pori e nello stesso tempo illumina. Quindi vi faccio sapere. Sapere come mi trovo, magari la faccio proprio in questi giorni, non lo so, è un po' piccola, però mi pare di ricordare che comunque le full size non siano grandissime, quindi alla fine questa per loro sempre una travel size. 23, eccolo.
rossetto MAC. Adoro, è full, full size. Quale mi è uscito? C96. Devo vedere quale è uscito. Ah, proprio Frost. Ok, Frost. Vabbè, voi sapete quanto costa questo setto MAC, quindi... Ah, bello! Molto bello! Non ho resistito, l'ho aperto. Oddio, che odore! Porca miseria, che odore di Nutella! Ah, proprio Frost! Ok, Frost! Vabbè, voi sapete quanto costa il rossetto MAC, quindi... Ah, bello! Molto bello! Un po' difficilotto da portare, devo vedere come sfruttarlo. Non ho resistito, l'ho aperto. Oddio, che odore! Porca miseria, che odore di Nutella! Mangio questo rossetto adesso. Madonna mia, contentissima. È qui l'ultima casella. Pesa, quindi magari ci dobbiamo aspettare qualcosa di particolare qui. Pesa molto. Cos'è, un profumo magari? Non lo so. C'è il sigillo. Sto capendo, allora la boccetta è questa. Però vi faccio vedere in realtà cos'è. Ok, un olio idratante, ok. Anti-age, un olio anti-age, perfetto. Giorno e notte, ok, pensavo fosse un profumo, invece no. È un olio. Lo tengo qui dentro in modo tale che non si rompe. Ecco qua, il calendario è concluso. Ripeto, sfrutterò per mettere le mie cose nei cassetti e vi dico le mie impressioni. Consiglio di comprarlo? Sì. All'inizio avrei detto no per alcune cose, poi dico assolutamente. Perché allora io ora è vero che ho pagato meno, però vi dico, mettiamo il prezzo base che è 80 euro, 79,90 euro. Calcolate che solo il rossetto di Saint Laurent è da 35 euro, e il resto dei prodotti sono molto molto interessanti. Questo mascara io comunque volevo provarlo, era proprio nel mio carrello, ma lo vado a togliere, il mio carrello di Amazon, e lo vado a togliere. Poi questo comunque c'è un eyeliner sempre in full size, non è che mi hanno dato un... A volte ho visto degli eyeliner piccolini giusto da viaggio e questo non lo è. Questo comunque deve essere un prodotto di alta gamma, quindi ragazzi, per me è un investimento. Io lo comprerei anche a prezzo intero e quindi per me è promossissimo, 100%. Vale la pena fare tutti i soldi spesi e anche di più. Quindi io vi saluto, spero che il video vi sia stato utile, vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Se volete comprare questo calendario andate su Zalando immediatamente, perché comunque ormai i calendari dell'avvento in generale sono andati quasi tutti sold out, io ne volevo prendere qualcun altro ma pare che siano finiti tutti.
non dimenticate di mettere like al video, commentare, iscrivervi al canale, attivare la campanella per le notifiche così non perdete nessun altro video. Aggiungetemi su Instagram e Facebook, soprattutto su Instagram, perché lì metto contenuti e qui non condivido. Io vi saluto, vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!